In diretta da Taranto, Radio Medimex 2024. Tutto quello che succede, mentre succede. Taranto, 19-23 giugno. Radio Medimex è un progetto Puglia Sounds. Can't you see?
Siamo tornati in diretta, siete all'ascolto di Radio Medimax, l'appuntamento consueto che vi accompagnerà al festival in partenza il 19 di giugno, dal 19 al 23, in quel di Taranto. Carlo Chicco in voce, ma c'è anche Michele Casella e Dado Minervini. Come state? Ciao, bene, bene. Molto bene, molto bene, buonasera. Oggi puntata pienissima, quindi cominciamo già con due ospiti che sono in diretta con noi in questo momento. Chi sono i Pulp? No, i Pulp li abbiamo ascoltati, ah, okay. Ma saranno anche loro al Medimax il 22 di giugno al teatro Fusco all'università alle ore 19. Parliamo dei Santi Francesi, abbiamo con noi Alessandro e Mario, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. A tutti. Buonasera. Ciao. Come state? Bene, molto bene. Come vanno gli impegni? Vanno, Mario, come vanno gli impegni? Meno male. Ci sono degli impegni, ma male. No, noi siamo contenti che riusciate a trovare il tempo per venire al Medimax, chiaramente, perché è un periodo molto pieno, no? Anzi, sono anni molto pieni, direi. Sì, siamo molto contenti anche noi. Parliamo subito del vostro incontro. Il 19, il 22, voi al Medimax sarete protagonisti di un incontro d'autore. È un grande classico del Medimax che negli anni ha portato tanti ospiti, diciamo, del mainstream e non soltanto della musica italiana. Quest'anno tocca a voi. Di che cosa parlerete al pubblico di Taranto? C'è già qualcosa, qualche argomento che possiamo pensare di toccare? Quest'anno il tema è l'intelligenza artificiale, quindi non so se su questo siete settati o preparati. Sì, 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 sicuramente quello che ci aspettavamo noi era appunto un dibattito, una sorta di dibattito almeno sull'intelligenza artificiale e credo appunto alle sue applicazioni anche nel campo della musica. Ne abbiamo parlato ultimamente, negli ultimi anni, vero Mario, di queste cose. È capitato sempre più spesso. Sì, certo. E come normale che sia, ci sono mezzi che stanno andando avanti ad una velocità incredibile, le tecnologie si stanno evolvendo ed è normale che nascano nuovi prodotti capaci di fare cose nuove. E anche poi giusto fare dei ragionamenti magari un po' più etici e più legati all'essere umano, appunto, e capire quanto è giusto sostituire l'essere umano e su cosa. Per una realtà musicale come la vostra, che utilizza moltissimo anche l'elettronica e le nuove tecnologie, questa dell'intelligenza artificiale è un'opportunità o una minaccia magari alla qualità del lavoro nella musica? È difficile, Mario, non so se vuoi dire qualcosa. Molto difficile, vabbè, secondo me dipende molto dall'argomento e perché cosa si usa. Mi viene in mente per esempio anche solo il Now and Then dei Beatles, l'ultima canzone che è stata pubblicata l'anno scorso, in cui hanno utilizzato, se non sbaglio, un tool di intelligenza artificiale per ripulire voci che altrimenti sarebbero state inutilizzabili, no? Ecco, questo potrebbe essere quello che mi viene in mente, un utilizzo bello, però sono tanti altri quelli che si potrebbe fare. Bisogna fare molta attenzione sicuramente e capire perché è uno strumento molto molto potente. Adesso siamo, secondo me, tra l'altro solo all'inizio di questo percorso, di questo grande percorso che sarà, però non ha nemmeno senso, secondo me, guardarlo solo con troppa ostilità, ecco. Bisogna, secondo me, trovare un giusto equilibrio. Senti, stavo pensando, a parte chiaramente il digitale in senso lato, però voi avete un rapporto con gli altri mezzi di comunicazione, quindi non solo quello sonoro ma anche quello televisivo, quello delle serie, no? Abbastanza certo. Stretto, cioè quanto influisce in questo momento nel panorama mediatico italiano quello che una volta era l'indipendente, che ormai va in TV, va un po' dovunque, si fa conoscere in maniera importante attraverso questi strumenti di comunicazione? Quanto è cambiata la dinamica tra un artista e gli altri mezzi di comunicazione? Per voi è stato determinante, no? Sì, sicuramente è stato determinante. Noi non l'abbiamo mai nascosto a nessuno e abbiamo sempre cercato di non nasconderlo neanche a noi. Da quando abbiamo iniziato a suonare insieme, eravamo molto piccoli, avevamo 16-17 anni, il nostro obiettivo era semplicemente scrivere delle canzoni e farle ascoltare a delle persone e non ci è mai interessato più di tanto il mezzo, quindi anche lì bisogna capire dove si vuole andare, quali battaglie si vuole combattere, quali per esempio pubblico. Il brano che avete realizzato per Summertime è nato proprio per la serie o era già lì pronto? No, quella era una, no,
era già pronto, era, era il brano in realtà con cui abbiamo partecipato a Musicultura, noi abbiamo partecipato a Musicultura con quel brano e poi solo successivamente è stato inserito nella serie. Ecco, quindi dico, c'è anche questa componente, cioè di far circolare quanto più possibile anche tramite la serialità televisiva, insomma. Sì, in generale il mondo cinematografico in particolare ci incuriosisce, ci piacerebbe moltissimo un giorno anche curare delle colonne sonore. Quando abbiamo la possibilità di farlo, sicuramente non ci tiriamo indietro. C'è sì, no, Carlo, volevo aggiungere questo elemento, dato che so che loro hanno questo tour infinito che poi li vedrà in Puglia di nuovo sia a luglio che poi a dicembre, dove porteranno in giro il loro art pop, ma la cosa che mi incuriosisce è il fatto che comunque, come capita spesso durante i live, no? ci si incontra un sacco di ragazzi, di giovani musicisti che si approcciano per la prima volta, no? Al mondo musicale. Voi avete una storia diciamo bellissima che arriva, come si suol dire, fuori dai centri, no? Legati al musical business in generale, però con tanta fatica, tanto lavoro, poi ci siete arrivati ugualmente. Al di fuori appunto dell'immaginario musicale e di quello che stavamo parlando poco fa, ecco, che esperienza portate ai ragazzi che incontrerete poi lì al, insomma, durante il Medimax? Ma allora, questo siamo giovani e quindi è chiaro che ogni volta in cui ci ritroviamo a parlare con delle persone nostri coetanei o anche ragazzi più giovani, siamo, non dico in difficoltà, ma è difficile mettersi al di sopra e riuscire a dare dei consigli quando a 25-26 anni rispettivamente, in questo caso, c'è ancora tutto da imparare. Certo. Noi ci siamo fatti delle promesse l'un l'altro, tra virgolette, anche senza farle effettivamente a voce, spesso una cosa che io mi sento di dire, che ci sentiamo di dire, è di cercare di rispettarsi e rispettare la verità. Non mettersi, non vuol dire non ascoltare consigli, non vuol dire non modificarsi, però non mettersi addosso maschere, vestiti che non ci stanno bene, che sono stretti e che non sono i nostri. Per noi ha funzionato, sta funzionando quantomeno per rimanere sani di mente, non so poi per andare avanti nel campo artistico. Sì, a me fa sorridere, se lo dico ai miei colleghi, è stato bello, malgrado appunto le pressioni mediatiche, lo stress che questo lavoro può portare, in verità quando ci siamo incontrati loro erano sorridenti e tranquilli, anche magari nervosi, sotto pressione, ma erano tranquilli, sorridenti, quindi questa cosa mi ha colpito moltissimo, sempre disponibili, quindi credo che sia un pregio. Dado. Ho un'ultima domanda per voi, perché appunto fate parte di una generazione che ha abbattuto molti pregiudizi dal punto di vista del rapporto con la musica, del rapporto con il pubblico e anche del rapporto con i generi. Quindi l'ultima domanda che vi faccio è questa: vedendo da spettatori il Medimax 2024, per chi avreste fatto una pazzia? Pulp, Jesus and Mary Chain o The Smile? Mario, non ho sentito bene l'ultima frase, scusate, sono allora la linea. Gli headliner del Medimax 2024 sono Pulp, Jesus and Mary Chain e The Smile. Okay. C'è qualcuno che non vedete l'ora magari di vedere dall'altra parte del palco, da spettatori? Oddio. Beh, curiosi di tutti sicuramente. Noi saremo il giorno 22, mi pare. Sì, il giorno dei The Smile, quindi insomma sarete in ottima compagnia. Quindi avete, esatto, tempo di vedervi il concerto sicuramente. Esatto, esattamente, ci godremo sicuramente il nostro giorno, sarà sicuramente poi saranno dei giorni complicati per noi, perché saremo il giorno prima e il giorno dopo, mi sembra, in altre località per altri concerti ed eventi, quindi purtroppo ci toccano solo gli smile quest'anno, però magari le prossime volte volentieri. Allora ci vediamo nel backstage con una birra rigorosamente tarantina, magari. Perfetto. La raffo, molto volentieri. Esatto, assolutamente. Esatto. Ciao ragazzi. Grazie Santi Francesi. Adesso li ascoltiamo. Grazie per essere stati su Radio Medimax. Grazie. Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro
in un mare calmo. Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia. Scivoliamo sopra tetti, prima di cadere a pezzi. Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano seguire un filo di lana. Ma la mano torna, ed è la prima volta. La rabbia tiene svegli tutti gli animali. Ti rivedrò in un quadro, in un ricordo vago, in un porto sicuro, in un mare stanco. Mi hai lasciato con l'amore. Santi Francesi e al Medimex 2024, tra l'altro tra i gruppi che hanno partecipato a X Factor alcuni sono scomparsi, invece Santi Francesi hanno avuto un successo incredibile e continuano a girare l'Italia in lungo e largo. Sì, che è anche la prova che ormai bisogna anche far cadere qualche pregiudizio, perché se c'è della qualità, se c'è una proposta interessante, magari la televisione è soltanto un modo, uno dei tanti per arrivare al grande pubblico. Loro ce l'hanno fatta. E a proposito di persone che ce l'hanno fatta o ce la stanno facendo, abbiamo uno in linea con il telefono che secondo me è nella tensione pre-Medimex che gli fa perdere 3-4 kg mediamente. Cesare Veronico, ci sei? Sì, sì, ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, no, bene, bene. È chiaro che ha ragione, Beato. Questa è la fase in cui la catastrofe incombe. Però per fortuna, insomma, poi alla fine la sfanghiamo sempre, quindi... Come sta andando il lavoro? Ormai il vostro è un team, no, affiatato, che lavora da anni al Medimex, quindi forse alcune cose si sono affinate, perfezionate. Sì, assolutamente, ognuno sa che cosa deve fare e lo fa anche molto bene, e quindi noi, insomma, in realtà... sono tranquillo proprio per l'esperienza degli anni passati e devo dirvi che in effetti, insomma, quest'anno pare anche più tranquilla rispetto al passato, anzi meno tenebrosa rispetto agli anni passati, quindi... Senti, e Taranto come sta aspettando? Con trepidazione maggiore, minore, come sono stati accolti i nomi e il programma? Vabbè, voi eravate alla conferenza stampa, cioè avete visto la presenza della stampa non solo tarantina, anche regionale. Di anno in anno aumenta l'interesse. Io posso dirvi che dal punto di vista proprio delle vendite, gli abbonamenti stanno andando molto forte e io ritengo anche che batteremo il record che risale al festival con Liam Gallagher, Patti Smith e gli Editors, e che la maggior parte delle vendite sono su Taranto, cioè gli abbonamenti li fanno i tarantini, soprattutto tarantini, baresi e leccesi. Però che raggiungono... abbiamo letto da un tuo post che le richieste di biglietti non stanno arrivando soltanto dalle province pugliesi e nemmeno soltanto dall'Italia, quindi
Dici un po' come sta andando oltre i nostri confini. Allora, la geografia è sorprendente e riguarda, devo dirvi, in particolar modo la serata di Pulp, Jesus & Mary Chain. Per Pulp e Jesus & Mary Chain abbiamo venduto biglietti in Australia, Argentina, Ecuador, Stati Uniti, e quindi insomma diciamo da tutte le parti del mondo, e poi in Turchia, Russia, Romania, Bulgaria, Polonia, oltre chiaramente i più importanti paesi occidentali, con in particolar modo dall'Inghilterra. In Inghilterra abbiamo venduto molti biglietti, e da tutte le regioni d'Italia, con la Lombardia e la Campania. Sorprendentemente la Lombardia. E io sono andato a vedere anche i vari cognomi, no? E sono, cioè, erano, capito, Ecuador erano cognomi spagnoli, Argentina cognomi spagnoli, australiani cognomi di Sasson, cioè era, sono di provenienza, non, perché il dubbio che mi ero posto io è che fossero, no, cittadini italiani immigrati che tornavano, invece è provenienza da tutto il resto del globo, e siamo a un mese, a poco meno di un mese dal concerto, per cui questo, noi siamo molto contenti, perché voi sapete abbiamo puntato sull'unica data italiana di un gruppo che obiettivamente, avendo scalato le classifiche, essendo arrivato svariate volte al primo posto nelle classifiche inglesi, è ben noto in tutto il resto del mondo, e questa cosa sta pagando, perché poi il Medimex si pone come una manifestazione internazionale sostenuta dalla regione Puglia, da Puglia Promozione, quindi il fatto che ci sia questa presenza è chiaramente motivo di soddisfazione. Cesare, no, dicevi tu appunto dei post sui vari social, effettivamente poi ci sono un sacco di stranieri che hanno appunto letto il post di Smile, ma anche quello dei Pulp, di Jesus & Mary Chain. Poi effettivamente la Puglia è sicuramente una meta turistica importante. Io credo che, non so se vuoi confermarmelo, però il Medimex in qualche maniera è stato, diciamo, un festival che ha aperto tante porte, è stato ad apripista per altri festival che hanno visto che si poteva fare, che la musica e lo spettacolo attira tanta gente da tutta l'Italia, da tutto il mondo, e ho visto che dopo il Medimex un po' alla volta si stanno creando altre realtà figlie probabilmente di questo lavoro che si è fatto negli anni, no? Ma è indiscutibile che negli ultimi 6-7 anni sono proliferati i festival nella nostra regione. Devo dirti, è chiaro che c'è anche l'investimento forte della regione Puglia, uh-huh. E che per quanto ci riguarda, io penso che noi abbiamo aperto, dal punto di vista delle scelte musicali a settori che prima erano semplicemente toccati, cioè fino al 2016-2017, quando il Medimex ha svoltato dalla Fiera del Levante ed è entrato nel cuore della città con indirizzi comunque anche diversi, tipo appunto la presenza del festival stesso. Si è aperto un mercato diverso. Prima il mercato era world music, jazz, con iniziative di elettronica, mm-hmm. Ma soprattutto di nicchia. Adesso il mercato è più ampio, non si rinuncia al jazz, perché in Puglia c'è jazz di qualità e c'è tradizione, non si rinuncia alla world e alla pizzica che si fonde con la musica contemporanea, non si rinuncia alle band cool di nicchia da 1000 persone fighe, penso a festival come il Viva per esempio, ma anche certe cose fatte da Locus, ma si è aperto al mercato, cioè dove ci sono i biglietti, e quindi voi vedete questa fila di concerti, figli di programmazioni rock, pop, elettronica, rap, e che portano paganti, insomma, e questa cosa è una cosa della quale io sono molto orgoglioso, perché io ho sempre detto che potrebbe anche capitare che non ci sia più il sostegno delle istituzioni pubbliche, e dopo tutti questi investimenti
le varie associazioni, i vari festival, le varie cooperative devono riuscire a camminare da sole. E io ritengo che nonostante l'opposizione fatta 7-8 anni fa, adesso insomma stanno seguendo quel solco e quindi è come dici tu, Carlo, è così. Senti, ma una domanda che mi faccio ogni tanto, tu hai potuto vedere con i tuoi occhi proprio la città mutare anche grazie al Medimex, nelle interazioni sociali, nel rapporto appunto con la musica, nei club, hai visto delle, diciamo proprio dei riverberi positivi? Ma guarda, questa cosa, senza che lo dica io, vi cito l'amministrazione di Taranto, questa cosa la dice il sindaco di Taranto, Melucci, la diceva il già assessore Fabiano Marti, loro dicevano che era stato il Medimex ad aprire questa strada, lo ha detto Michele Emiliano più volte, che ha aperto a nuovi finanziamenti, a finanziamenti e da parte della Regione Puglia. E quindi noi abbiamo per esempio facilitato il rapporto tra la Puglia Film Commission e la città di Taranto, sono aumentati i club nella città di Taranto e ce ne hanno alcuni che sono tra i migliori probabilmente in Italia, sicuramente nella nostra regione, lo dice Michele Riondino, lo dice Antonio Diodato, cioè è opinione comune che il Medimex abbia rappresentato con il Festival del Primo Maggio, insomma, una sorta di svolta nella città verso i temi culturali che, come diceva Riondino a proposito dell'industria del cinema quando ha vinto il David Donatello, non ti risolverà il problema del prodotto interno lordo, ma rappresenterà una potenziale alternativa. Bene, noi questo a proposito della musica lo diciamo dal 2017, quando siamo entrati là si parlava solo di Ilva e invece adesso si parla dell'Ilva, perché non è che puoi mettere la polvere sotto il tappeto. Tuttavia si dice che Taranto è una città bellissima e che comunque adesso ha aumentato la sua proposta di carattere culturale. Poi voi sapete, perché lo vivete insieme a me, noi andiamo ad esaltarli questi posti belli. Io credo che non ci siano molti posti in Italia più belli della Rotonda dove organizzare i concerti. Ci sarà Taormina? Cioè, non lo so, pensate insieme a me, quanti posti, in quanti luoghi tu puoi vedere il concerto bene come lo vedi a Taranto per un numero di persone che rasenta potenzialmente 10.000? Da quanti posti tu puoi vedere l'artista e non lo schermo in un luogo tipo quello? E poi chiaramente il Marte, il Museo Archeologico, lo stesso mapping sulle musole del castello, l'università, il conservatorio, insomma, io credo che sia stato oggettivamente forte il contributo, ma ripeto, non ho citato me, cito gli altri. E allora Cesare, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ovviamente lo ricordiamo, i biglietti sono ancora in vendita, sia gli abbonamenti che i biglietti per le date del 22 con The Smile e 23 per Pulp and Jesus and Mary Chain, e sono in vendita naturalmente su tutti i circuiti principali tra cui Viva Ticket e Ticket One. Quindi facciamo ancora questo appello, che ci mancano un po' di continenti ancora per completare la cartina, quindi datevi una mossa dall'Africa, dall'Asia, e l'Oceania l'abbiamo già coperta, il Polo Sud, l'Antartide la vedo un po' difficile, però magari qualche pinguino può sempre arrivare all'ultimo momento. No, là finiremo per andare noi se non va bene, quindi insomma. Molto bene, ottimo. E allora, grazie per essere Cesare. Stato con noi, Cesare Veronico. Ci ascoltiamo The Jesus and Mary Chain su Radio Medimax.
Abbiamo ascoltato la voce di Cesare Veronico poco fa, ma continuiamo con i nostri ospiti perché dall'altra parte del telefono c'è Chioto. Come stai? Ciao, tutto bene, tutto bene. Voi come state? Ma noi abbastanza bene, un po' accaldati probabilmente, però bene, bene, tutto a posto. Siamo pronti per il Medimax 2024. Tu? anch'io sono pronta. Siamo pronti, io e Truvantic siamo super carichi. Una notizia avuta non tanto tempo fa e ci ha fatto molto molto piacere. Ricordiamo che Chioto sarà tra i protagonisti della serata degli showcase del 19 di giugno allo Spazio Porto, serata dedicata alla world music, ma quest'anno il concetto di world music è davvero Attimo. World music, secondo me, perché si è molto più esteso rispetto al passato. Beh sì, io insomma, conoscendo bene Roberta, insomma, lei ha avuto questo viaggio musicale che è evoluto nel corso del tempo. È sempre stata molto brava, effettivamente destrosa, no? Però ovviamente adesso ha perfezionato le sue tecniche in campo elettronico e non solo. E cosa ci porterai al Medimax? Allora, a marzo è uscito il primo EP del progetto Chioto, che si chiama Limes Slimen, e dall'anno scorso, che ancora non era uscito, abbiamo iniziato a preparare questo live che in itinere si è sempre di più arricchito, e quindi porteremo il live completo di Limes Slimen, io e Truemantic, dove uniremo la musica tradizionale alla musica world, alla musica shoegaze, punk, new wave e industrial in un'unica la spoken music. Puoi raccontare proprio a chi non conosce la tua musica la parte pugliese, qual è, da dove arriva e qual è invece la parte che arriva da fuori Puglia, fuori Italia? Allora, per esempio nel disco hanno suonato proprio dei bravissimi musicisti, miei amici di pugliesi, diverse percussioni tipiche insomma della nostra tradizione, i tamburi a cornice, poi abbiamo invece, per quanto, ma nel senso è una cosa più a livello di filosofia, quella che io intendo come musica tradizionale, nel senso che andando avanti con quelle che sono le sperimentazioni che stiamo facendo con questo progetto, è quello che stiamo facendo un po' una ricerca delle radici sia nostre che un po' insomma del mondo, dell'essere umano, e quindi infatti abbiamo scelto di stampare delle magliette che il cui simbolo è proprio San Nicola, perché San Nicola era comunque oltre a essere patrono di Bari, era però comunque insomma straniero,
e si poteva vedere anche dal suo colore della pelle, quindi rappresenta un fulcro, un punto di riferimento per la nostra tradizione, ma è anche un ponte per le tradizioni d'oltreoceano e quindi per i popoli d'oltreoceano. Quindi è proprio una filosofia, non è che ci sono degli elementi specifici o degli, di tradizione nel nostro EP o degli elementi specifici della World, è un calderone che unisce tutto insieme. E poi ci sono molti i Knife, c'è cioè tutto un immaginario anche visivo in un certo modo ormai, no? Vostro verso un genere di elettronica anche nord-europea. Sì. Sì, stiamo cercando di unire, ripeto, i miei ascolti con quelli di Treumantic, che comunque si occupa con me della produzione, e è un po' un insieme di tante cose, tra cui anche appunto una sorta di performance anche teatrale, di spoken music, che comunque è un po' deriva dai miei ascolti anche adolescenziali. Comunque sono cresciuta con CCCP, con il Teatro degli Orrori, con i Verdena, quindi con gli ascolti poi successivi, uniti ai suoi, è venuto fuori questo chiodo. Sì, tra l'altro volevo chiederti, dato che poi i tuoi, diciamo così, tratti distintivi all'epoca erano appunto le beatbox, chiaramente, poi c'era la spoken word, ovviamente quell'elettronica minimale, però effettivamente con l'arrivo di Traumatic è cambiato qualcosa, no? E come ti sei lasciata più andare rispetto proprio alla produzione, il suono, diciamo così, si è amplificato notevolmente, poi sicuramente avrà fatto scuola in qualche maniera, poi tutte le attività, i concerti che hai fatto sia in Italia, ma soprattutto anche all'estero, tutti i festival a cui hai partecipato, ovviamente ogni volta che tornavi c'era qualcosa in più, no? Quindi sei notevolmente cresciuta, guardandoti alle spalle è cambiato molto ad oggi, no? Sì, decisamente, è stata una crescita peraltro sana, perché comunque in questo mondo non è facile crescere in maniera sana, perché molto spesso o non arriva niente o arriva tutto di botto e non si sa come gestire. Invece devo dire che comunque è stata una cosa graduale e è una cosa graduale, cioè nel senso tuttora lo è, un viaggio appena iniziato alla fine, però sicuramente sento che il progetto è molto cresciuto rispetto all'inizio. Adesso appunto l'entrata di Traumatic ha ampliato decisamente e ha perfezionato la parte della produzione. Io anche sono cresciuta dal punto di vista, insomma, anche della performance. Stiamo cercando di comunque curare tutto nei minimi dettagli e co solo con l'esperienza questa Beh, cosa sei si può fare. più sicura ormai. Sì, decisamente, cioè molto di più, sì. Cioè Esatto. ormai sì, devo dire che non, insomma, il palco è un po' la nostra casa, quindi Anzi, ci preferite stiamo essere bene. su di un palco che a casa, vai. Ah, sicuramente, Chioto, sicuramente. noi ti ringraziamo, noi ci vediamo sicuramente il 19 alla Medimex. Dado. Li ascoltiamo a questo Fatto, punto. esatto. Ascoltiamo il progetto di Kyoto con uno dei brani, appunto, che presenterà probabilmente nel suo showcase allo Spazio Porto. Ricordiamolo, ingresso gratuito, quindi tutti potete venire e godere della grande musica del Medimex, della musica più interessante per alcuni versi, anche perché per come ce l'ha presentata, come ce l'ha intortata, secondo me Kyoto è assolutamente da ascoltare. Adesso dovete venire e decidere voi A se noi vi ho ci saremo, intortato o no. forza, per Eh, cui noi ci ah, saremo, ci quindi tu saremo. dici sarete costretti a Sì, venire. esatto. Okay. Vabbè, mi dispiace, mi dispiace. Fai in modo che la nostra costrizione, anzi, ne siamo certi, sarà piacevolissima. E allora, Ciao Roberta. Kyoto su Radio Ciao. Medivex. Ciao. Ciao. Vogliamo scavalcare.
Kyoto Live il 19 di sera al Spazio Porto. Di sera lo sottolineo perché dato che diciamo così gli appuntamenti sono così tanti è meglio sottolinearlo, perché noi la sera ci trasferiamo allo Spazio Porto di Taranto per mandare in diretta un po' tutti gli showcase in cui ci sarà appunto Kyoto. Però abbiamo un'altra cosa, ma la cosa bella di ascoltare musica dal vivo è la puoi ascoltare a volumi altissimi naturalmente, quindi sono molto curioso di sentire questo muro di suono davvero elettronico e anche elettrico direttamente arrivare in faccia. Ma stava dicendo Carlo, appunto abbiamo l'ultimo ospite della serata. Sì, ricordiamo che oggi abbiamo scelto soltanto due delle proposte, poi faremo l'elenco completo degli artisti, certo, che si esibiranno il 19, due artisti che sono anche più vicini fisicamente, geograficamente a noi. Passiamo da Kyoto, che non era Kyoto chiaramente ma era in Puglia, al Salento, perché il, certo, prossimo artista viene proprio da lì, il prossimo progetto musicale viene proprio da lì. Abbiamo con noi al telefono in rappresentanza degli A Casaccio. Sì, Gianmarco, ci sei? Ci sono, eccolo. Buonasera a tutti. Grande, buonasera. Grande. Tra l'altro loro sono tanti nella band, quindi insomma, poi magari adesso li ricordiamo tutti. No, si discuteva poco fa con un'altra artista, appunto Kyoto, no, il concetto ampliato ormai, diversificato di world music, no, che va in direzioni diverse. Poi anche voi, al ritorno della vostra world music, in qualche maniera, avete spaziato con contaminazioni diverse, dalla latina, insomma, ai suoni reggae, per esempio, musica popolare, ci avete messo un po' di influenze diverse. Come è nato il progetto? Esattamente, diciamo che noi siamo salentini di nascita, embrione salentino, quello più verace possibile, quindi contaminati anche in tutto quello che facciamo e che siamo, soprattutto nella musica. Quindi se parliamo di sonorità del sud, ecco, gli A Casaccio non hanno fatto altro che rimodernizzare queste sonorità, rendendole molto più moderne, passatemi il termine moderno. Poi è un concetto abbastanza soggettivo, però in realtà parliamo proprio di questo. Rimodernizzare i suoni del sud e portarli a un contesto molto più attuale. Ecco, tra l'altro voi avete sottolineato anche questo vostro modo di andare in direzioni diverse proprio con le collaborazioni, no? Perché poi avete avuto questa scelta di far uscire ogni mese un singolo diverso, ma secondo me proprio nelle vostre collaborazioni, partendo dai Sud, che approfitto per salutare, ma anche al dottor Castrignano, potrei dire, però ci sono delle collaborazioni che sottolineano appunto che avete influenze e sonorità diverse. Avete fatto apposta? Diciamo che era sì, un modo per presentarci in questi termini, collaborare con dei mostri sacri della tradizione salentina o comunque della musica reggae, se parliamo dei sud italiana, significa proprio abbracciare in tutto, per tutto quello che è il loro stile. Tant'è che i brani che abbiamo inciso e prodotto con loro rispecchiano molto il loro stile, ma soprattutto rispecchia molto del nostro stile, che comunque ha una matrice molto balcanica. Lo stavi dicendo prima, volevo che l'approfondissi, cioè per te che cos'è il moderno? Perché è interessante, no? Per chi poi si relaziona con la world music, con la tradizione, con un certo tipo, no, di approccio, è interessante capire che cosa significa moderno. Per voi che cos'è nella musica che realizzate, ma anche nella musica attorno a voi, che cos'è moderno? Quando si parla di modernità si parte dal principio. Come principio c'è il testo dal quale si parte. Noi cerchiamo di rendere le nostre composizioni, che sono molto più articolate perché la Word ti permette di fare questo, le accorpiamo a dei testi che sono molto più semplici come significato, quando, ma in realtà poi c'è anche là dietro un significato che può essere inteso in diverse, tantissime forse sfumature. Però per moderno poi si intende linguaggio, si parla di linguaggio, che sia musicale o che sia un linguaggio testuale, in qualche modo si cerca di rendersi più attuali più che moderni possibile. E c'è un gruppo che tu ascolti, degli artisti che dici questo è moderno, questo mi piace? Ci sono delle influenze, forse più le influenze, se parliamo di scrittori. Non si intende tanto la cultura moderna, io ho una preferenza per un autore che non è poi così moderno nel linguaggio, quindi parliamo di Nicolò Fabbi. Più che altro io intendo le musicalità forse di Nicolò Fabbi oggi sono molto moderne, quindi il modo che ha di scrivere con quelle musicalità danno una magia impressionante.
ed è uno spunto dal quale noi prendiamo molto spesso prendiamo spunto. Ascoltando appunto i lavori degli Accasalcio, in effetti c'è anche un elemento che è quello cantautorale, che tiene insieme un po' le varie influenze, la tradizione, diciamo, anche della canzone italiana più popolare e anche le sperimentazioni. E così c'è anche quell'elemento lì, perché proprio guardando i testi, ascoltando i testi, si nota una penna particolare. Tutto parte da una concezione di vita particolare, nel senso che siamo davvero persone che vengono dalla strada, nascono in strada. Adesso però sei nel portone, secondo me, più che in strada, perché sentiamo un eco strano. No, ma allora posso essere sincero con voi e dirvi cosa sto facendo? Guarda, nei limiti del possibile, perché sentiamo una stanza chiusa e non vorrei che fossi in un ambiente. Adesso è tornato l'ambiente sereno. Okay. In realtà ho appena salito mia figlia di un mese dalla macchina fino in casa. Fantastico. Vabbè, questa è la cosa più per me possiamo chiudere qua, perché con questo tocco di romanticismo e anche di stoicismo nei nostri confronti. Perché sciatone, perché non volevo far finta di essere in un ambiente comodo, però ammazza, non ce l'ho fatta. Ma la porterai al Medimax? Sei andato alla grande, guarda, grande. Complimenti. Okay. La porterai anche al Medimax? Ce la fai conoscere il 19 allo Spazio Porto? È troppo piccola, hai ragione. Allora, noi ti aspettiamo al Medimax il 19 allo Spazio Porto, ci sarà a Casaccio. E colgo l'occasione, visto che siamo quasi chiusura di puntata, per dire chi altro ci sarà. Ci saranno, oltre a Chioto e a Casaccio che abbiamo ascoltato, Eleonora Bordonaro, una cantautrice che fa folk music dalla Sicilia, Francesco Moramarco, il cui cognome tradisce in questo caso origini pugliesi, e poi da Napoli Salvio Vassallo e Monica Pinto, che tra l'altro hanno prodotto il disco Spacca Napoli, che è stato pubblicato dalla Real World di Peter Gabriel, anche qui quindi abbiamo un'attenzione particolare a world music. E poi c'è un personaggio molto interessante, Sandro Joyeux, che è un italo-francese che ha fatto milioni di chilometri chitarra in spalla e che porterà sul palco del Medimax i suoni del sud del mondo. Quindi un calendario, un programma molto ricco, e quindi non vediamo l'ora di ascoltarli tutti. E a questo punto direi di ascoltarci a Casaccio. Vi salutiamo, ovviamente. Ciao Gianmarco. Ciao, ciao Gianmarco. Grazie. No, è stato un piacere, ragazzi. Ci vediamo il 19. Ciao. Certamente. Navigheranno nel loro pianto, pianto che è troppo, ma credo ora basta. Si vince per strada, ci si crede santi. Lo stesso poi vale nei soliti ambienti, dove comandano solo i potenti. E non serve urlare se non sai parlare, e non serve suonare se non puoi ballare, e non serve dormire se non puoi sognare. E se mi lasci da solo, io non so più che fare in questo mondo. Fuori controllo. C'è un fianco, sì, sì. Se pulizza la faccia e diventa santo, sì, sì. T'hanno sempre represso, con la scusa che non vinto progresso, tutto senza pietà, questa è la realtà, se la piano con cerchio di 5. Irreperibile, non raggiungibile, inafferrabile, mente impermeabile, pensiero abile, inalienabile, già mai volubile, calco disabile, però terribile, ed implacabile, se mai amabile, ed affidabile, così tocca ad un fragile sistema e non cannibale. È giusto o sbagliato, tocca tenere un pensiero elevato, come oggi ci hanno insegnato, sì, tocca sempre che tieni coscienza se non vendessi fuori controllo, in modo che poi sogni, che poi parli, che poi vivi tutto come non risveglio. E non serve orrare.
parlare se non sai parlare. E non serve suonare se non puoi ballare. E non serve dormire se non puoi sognare. E se mi lasci da solo, io non so più che fare in questo mondo. Fuori controllo, no, no, no. Fuori controllo, no, no, no. Fuori controllo, no, no, no. Fuori controllo, no, 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 no. Fuori controllo, 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 no, 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 no. Ed erano gli Akasatsu insieme con, ovviamente li avete riconosciuti, su Sound System, cioè Michele Casella che ballava tutto il tempo. E... mi stavo preparando a questa serata. Sono pronto a scommettere che su gli Akasatsu lo spazioporto si scatera, si comincia a ballare. Probabile, potrebbero partire anche dei trenini, secondo me, così. Dipende dallo stato, diciamo, etilico. Sarà una bella serata perché Combat ci saranno Balkan. Tante cose diverse. Esatto, e sono balcanico qui, veramente... menava, e vedremo dal vivo, sarà sicuramente una festa. Shamu. Noi ci stiamo preparando, non mancano tante puntate di Aspettando Radio Medimex, infatti, perché poi beh, siamo arrivati Radio quasi, Medimex. Manca pochissimo, esatto. Quindi 19:23 è lì, quindi... sì, tecnicamente ci mancano ancora credo 3 puntate alla fine, quindi siamo vicinissimi. Sarà più bello dal vivo a Taranto con gli artisti e con il pubblico, perché secondo me questa sarà una bellissima edizione, appunto ci sarà gente da tutto il mondo, quindi noi vi aspettiamo. Se non avete ancora comprato i biglietti, muovetevi perché la data si avvicina, quindi è meglio non arrivare sotto sotto. E ringraziamo tutti gli artisti che sono stati con noi questa sera: Kyoto, Santi Francesi, Akasatsu e Cesare Veronico. Ricordiamo, perché non so se questo messaggio è passato, i Santi Francesi saranno all'Università di Taranto alle 19 del 22. In questo caso non si può fare prenotazione, ovviamente chi c'è c'è, e quindi vi consigliamo di raggiungere l'università, l'aula preposta per l'incontro in tempo utile, perché ne varrà davvero la pena. E comunque il 22, se non doveste fare in tempo a incontrare i Santi Francesi all'università, c'è tanta di quella roba in giro a Taranto, per cui poi vi daremo tutto il programma dettagliato nelle prossime puntate. Sicuramente non resterete con le mani in mano, qualcosa da fare lo troverete. Esatto, ringraziamo Paolo Pagone per la parte tecnica. Grazie Paolo. Noi adesso dobbiamo chiudere, perché sì, abbiamo questa cosa importante da fare, che dobbiamo scrivere i nomi dei ristoranti mettendoli accanto alle, esatto, date, quindi sì, pranzo, sì, facciamo questa cosa importante, che a Taranto è uno dei motivi principali perché noi andiamo naturalmente. Quest'anno facciamo addirittura un corto, lo giriamo noi con questo tour che facciamo dei luoghi, perché Taranto è molto ospitale, quindi noi siamo molto contenti. Okay. Ciao da Carlo Chicco. Ciao da Corrado Minervini. E da Michele Casella, buoni ascolti, buonanotte. Radio Medimex è un progetto Puglia Sounds.